il personaggio che vorrei conoscere, ce ne sono due, uno è George Michael e l'altro è Whitney Houston. Entrambi ho avuto la possibilità di incontrarli perché ho fatto dei programmi televisivi all'estero dove c'erano anche loro, ma non sono andata vicino a loro perché mi vergognavo, e adesso che sono più grande di età avrei meno vergogna e gli vorrei almeno stringere la mano e gli direi un ciao diverso da quello che è il significato della mia nuova canzone, che è un saluto e un desiderio di lasciare andare in pace, pacificamente. Sarebbe un ciao per dire ciao, sono Laura Pausini, no, vabbè, ciao. Come farò per non rimanere più a testa in giù? Camminerò. La canzone me l'ha suggerita mia figlia, nel senso che io ho avuto la fortuna quest'estate di ricevere due canzoni da Sam Smith e Fraser Smith. Una era una ballad e l'altra era ciao. Io, come sempre, mi spingo più istintivamente verso le ballad e lei mi ha detto: mamma, devi ascoltare meglio quell'altra canzone, quella più club. Effettivamente, quando l'ho riascoltata, ho detto: ho voglia di scrivere qualcosa nel testo che finora non ho mai raccontato. E in più abbiamo chiesto con mio marito a Sam Smith e a Fraser di poter inserire una parte musicale, perché vocalmente mi mancava un ritornello più pieno. Mio marito vive con me giorno e notte da 20 anni, quindi conosce molto bene i miei gusti e le cose che... e io conosco i suoi. Entrambi siamo due caratteri, insomma, abbastanza testardi, perché io sono del Toro, lui è dell'Ariete, quindi tutti e due succoni, come si dice. Però non evitiamo di dirci le cose che non ci piacciono, ma nello stesso tempo forse abbiamo trovato un modo per sapercele dire. Poi tanto alla fine deve fare come dico io. Oh, scusa amore. Vai. Non lo ricordo più oramai, se mi cercasti o ti cercai, se mi incontrasti o ti incontrai. Ma il destino. Lasa Pausini mi fa impazzire, cioè l'ho copiato da una fan che l'aveva scritto, e anche perché Lasinia di base sarà la sua fidanzata, quindi io faccio la Lazza, che è un po' più zia, capito così? E poi tra l'altro in questo momento lo chiamo Plazzatino, perché lui ha... in una settimana ha beccato il platino per il suo nuovo disco e sono molto felice per lui. Sta vivendo un momento importante e anche fondamentale per la sua carriera, perché quando fai un disco molto molto di successo, quello che la gente, il pubblico, ma anche le persone con cui lavoriamo si aspettano da te è sempre di migliorare. Senti dentro di te delle pressioni che non vuoi dire, mi è successo anche a me e non le dicevo, queste paure che avevo, e lui ha scelto di vivere questo momento rischiando tantissimo, andando a dedicare un disco a una parola particolare che è la fama, e raccontandolo da tanti punti di vista, come sinceramente mi aspetto di più da un cantautore più grande di età e anche legato a un altro tipo di musica. Quindi io trovo che questo sia stato un passo importantissimo per lui, anche per dimostrare a chi lo segue come noi che è pronto ad aprire una vera strada per una carriera lunghissima. Sono una grande fan di Jacopo e di Lazza, dell'uomo e dell'artista. Quando vuoi cantare con me? Sono pronta. Potevo solo rispondere così, adoro. Sono scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto. Alla fine mi diverto molto di più quando sono sul palco e sto, tra virgolette, lavorando, che quando sono a casa, cioè dopo un po' mi annoio, capito? Quindi... io avevo chiesto anche di cantare a Natale, mi hanno detto che a Natale non ci va nessuno ai concerti, ok? Allora l'ho fatto l'ultimo dell'anno. Ma arrivi tu che parli piano e chiedi scusa se ci assomigliamo. Arrivi tu.
Sinner è il nostro campione giovane che penso che storicamente sia più necessario che mai in questo momento, perché tantissimi giovani seguono degli esempi che non portano a applicarsi e ad avere comunque la cultura della preparazione e dello sforzo, della disciplina. Invece Jannik ha dimostrato che con il suo talento ovviamente, ma anche con il suo carattere, con la sua voglia di studiare le tecniche del suo mestiere, alla fine ha portato un grandissimo risultato. E per la generazione nuova, per me questo è proprio necessario, che esistano personaggi come lui. Jannik, vieni al mio concerto, ti prego, ti voglio cantare tutte le canzoni pazzasche. Ti aspetto. Ciao Jannik. Ciao amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, sono qui come sempre nella nostra casa, la nostra radio. Un bacio a tutti, ciao! Sì.